Eccoci qui, ciao da Vicky. Quest'oggi siamo in giro per Miami. Siamo andati nel downtown di Miami, come potete vedere alle mie spalle, perché a Miami Beach c'è la zona spiaggia, mentre per vedere la vera città americana bisogna venire a Miami downtown, come diciamo spesso. Quindi ragazzi, che dire, ci facciamo un giro, mi volete seguire? Dai, andiamo! Eccoci qua, ciao da Vicky, noi siamo sempre nel downtown di Miami. Se non avete mai visto una grande città americana, la classica città americana, quella coi palazzoni, coi grattacieli, coi building altissimi di 40-50 piani, ecco, questo è il posto dove venire. E se venite a Miami, ovviamente a downtown c'è anche una zona dove poter mangiare, dove fare dello shopping e dove siamo noi in questo momento, che è la mitica Brickell Avenue. Qui ci sono ristoranti di ogni genere, cucine di ogni genere, per tutti i gusti, e quindi poi potete farvi un giro e magari anche spendere qualche soldino in qualche negozio per fare shopping. Eccoci qua, siamo sempre in Brickell Avenue, siamo sempre nel downtown di Miami. In questo momento siamo davanti al Tobacco Road, che è il bar più vecchio di tutta Miami e anche di Miami Beach, perché pensate che è nato nei primi del Novecento ed era un bar molto così ambiguo, se vogliamo, tra virgolette, perché ci venivano personaggi di gang, personaggi stile Al Capone. Era un po' un punto d'incontro per queste persone che vivevano un po' nel sottobosco della città. Dopo ha preso molto successo ed è stato molto frequentato da Frank Sinatra e il suo Rat Pack, come diceva lui, insomma il suo gruppo di topi, diciamo, no? È un diciamo posto dove fanno musica dal vivo tutte le sere. È quel classico posto fumoso dove, insomma, mangiare un buon hamburger, patatine fritte e sentire musica rock a go-go. E non solo rock, anche ispanica, perché fanno anche musica latina, ovviamente sempre rigorosamente dal vivo. Quindi vi consigliamo spassionatamente di farvi un giro al Tobacco Road, che ormai ha quasi 100 anni, ragazzi.